Nel processo di redazione del piano urbano della mobilità sostenibile, il comune dell'Aquila è arrivato al passo strategico della definizione degli obiettivi. Alla definizione degli obiettivi e delle sue priorità sta lavorando non soltanto il team di progetto, ma anche la città, attraverso un complesso sistema di partecipazione previsto dalle direttive, che sta fornendo la graduatoria degli obiettivi, ma anche dei primi suggerimenti estremamente interessanti, finalizzati a declinare a livello locale quelle che sono le dimensioni del piano, quindi la dimensione di sostenibilità sociale, economica e ambientale. Le ho volutamente citate in quest'ordine perché questa città e il suo territorio hanno bisogno di recuperare nel complesso processo di ricostruzione, di rilocalizzazione degli attrattori di traffico principale, una dimensione che il cittadino percepisca come di grande qualità, che è fondamentale per la vita di una città proprio nella logica di mobilità sostenibile, in cui è possibile spostarsi non soltanto in automobile, ma anche con il trasporto pubblico, a piedi e in bicicletta. Sono emersi già degli aspetti e dei suggerimenti che in qualche modo costituiranno la stella polare nella costruzione dello scenario di piano, che sarà anch'essa partecipata. Prima di tutto il trasporto pubblico, che è oggi un po' il grande assente nello scacchiere, nello scenario della mobilità urbana, non per colpa dell'azienda, ma perché evidentemente negli ultimi 10 anni lo sforzo per mantenere un minimo di coesione tra i progetti MAP, case e le frazioni, il centro, le attività che si sono ridislocate sparpagliandosi nel cratere, ha determinato una situazione in cui il trasporto pubblico non era più percepito come un'alternativa competitiva con l'auto privata. È in corso uno svecchiamento del materiale rotabile che costituisce soltanto il primo passo di una sfida importante. L'ultimo aspetto interessante che è emerso dalla fase partecipativa è il rapporto tra mobilità e territorio anche nella sua dimensione economica. Cito per tutti i temi di una ricostruzione di qualità che sappia organizzare una trama di percorsi ciclabili e pedonali, quindi un piano capace di essere collaborativo e un volano rispetto ai comparti della cultura e del turismo, che devono costituire sicuramente due driver importanti per il rilancio della città.